Una sigaretta? Grazie. Lei permette? No. Sono a loro disposizione. Dicano. Sa, non vorremmo che ci succedesse come per la ditta Flores, che poi le madri di famiglia intervengono e ci fanno ritirare il manifesto. Ma io sono qui per consigliare, non per ostacolare. Grazie. Questo è il manifesto. Di che prodotto si tratta? Oh, di una crema di bellezza. Scusino la mia ignoranza, ma dove verrebbe spalmata, diciamo così, questa crema? Ma sul viso, signor sul segretario. Collo. E l'ombelico che c'entra? Hanno lasciato scoperto l'ombelico? Per forza. Per attirare un po' l'attenzione, no? Per me va tutto bene, ma io l'ombelico. Come sarebbe? Coprire l'ombelico. Ma bisogna rifare tutto. Manifesti, tubetti, vasetti. Sono milioni e milioni di lire. Scusino, loro mi hanno domandato un consiglio e io l'ho dato. Io dico via l'ombelico, per il resto non sono competente. Guardi che al suo predecessore, il dottor Menegotti, gli era piaciuto il bozzetto con l'ombelico, sa? Mi sorprende che al dottor Menegotti sia piaciuto l'ombelico.